Caro David, abbiamo perso i contatti da un po' e così ho avuto il tempo di riflettere un po' di più su me stessa. Ti ricordi quando mi dicevi che dovevamo stare insieme, che dovevamo essere infelici per poter essere felici? Beh, considerala un po' una prova dell'amore che provo per te, aver passato così tanto tempo a cercare di accettare la tua proposta. Ma ieri un amico mi ha portato in un posto strepitoso, l'Augusteo. Eh sì, Ottaviano Augusto l'ha fatto costruire per potervi seppellire le sue ossa. Quando sono arrivati i barbari l'hanno distrutto come tutto il resto. Ottaviano Augusto, il primo vero grande imperatore di Roma. Come avrebbe mai potuto immaginare che proprio Roma, che lui considerava come il mondo intero, sarebbe diventato poi un giorno un cumulo di rovine? È il posto più silenzioso e solitario di Roma. Davvero, è come se tutto intorno si fosse cresciuta la città durante i secoli. Come una ferita preziosa. Come una tristezza che non vuoi lasciare andare via, perché forse il dolore è troppo piacevole. Noi vedo tutti abbiamo voglia di poter far sì che le cose rimangano sempre uguali. Tutti vogliamo vivere nell'infelicità semplicemente perché abbiamo paura dei cambiamenti, abbiamo paura delle cose che vanno in frantumi. Ma io ho visto quel posto, ho visto il modo in cui è stato distrutto, il caos che ha sopportato, il modo in cui è stato adoperato, bruciato, saccheggiato, tornando poi sempre se stesso. E allora lì mi sono rassicurata. Sì, mi sono sentita rassicurata perché ho capito che forse la mia vita non è stata tanto, tanto caotica. Il mondo lo è. E l'unica vera trappola è restare troppo attaccati alle cose. Vedi, le rovine sono un dono, mentre la devastazione è la via per la trasformazione. Anche in una città come Roma, la città eterna, l'Augusteo mi ha dimostrato che dobbiamo accettare ondate infinite di trasformazioni. Io e te meritiamo molto più che stare insieme, perché altrimenti abbiamo paura di essere annientati.